Lui, fatto no? Niente. Come ci tengo a dire che io non conosco l'attuale presidente della Ternana, non c'ho nulla con lui perché non lo conosco, non c'ho nessuna dimostranza. Al di là della situazione tua, quindi com'è sta cosa? 688.000 euro che dice il comune. La cosa è che io dopo queste dichiarazioni ho fatto formale richiesta di vedere le carte, sia quelle che sono state prodotte dall'inizio della convenzione ad oggi, e ho detto sul sito, ma lo dico anche qui, che come chi lavora quando sbaglia paga, devo capire che sono la responsabilità è di chi ha responsabilità e ha eventualmente arrecato danni, è giusto che paghi. Non credo comunque è possibile aver detto l'avvocato mi aiuti, non ho detto niente, però l'argomento è delicato. Io dico questo, è giusto che nella vita è possibile chi sbaglia però che abbia fatto dei lavori senza avvertire preventivamente il comune, dico sì. Ma è possibile che tu a casa tua fai lavori e non lo sai? Com'è possibile? So, no, appunto dico, no, io lo chiedo a te, com'è possibile? Più che altro, non è concepibile, non è concepibile. Però sono stati fatti però in realtà. È previsto la convenzione? Non ci siamo spiegati. Domanda per io, è previsto la convenzione che tu fai lavori come ti pare senza avvisarmi? Ma assolutamente no. Allora basta, allora, fine della discussione. Ha sbagliato chi l'ha fatti quindi. Certo. No, il problema è un altro. È come senza entrare nel dettaglio, è come chi ha dichiarato qui la scorsa settimana che qualcuno per 7 anni non si è accorto di quello che ha speso. Ecco. E è lo stesso discorso. E io da amministratore non posso accettare se di certe adesso cose. Però mi pare che è stato fatto i conteggi certificato che il comune deve 180.000. No, il comune riconosce 180, loro ne dicono 900, ovviamente si aprirà un contenzioso. Vabbè, andiamo avanti fino a capito. Quando fallimo prima. Sì, però le parole che ha detto prima Enrico non è mica una sciocchezza, cioè tu mi puoi chiedere 900.000 euro solo e esclusivamente se me l'hai fatto presente. Io prima. Questo non lo posso. Ascolta Gigi. Se la convenzione non dite cose io non ho detto. No, io ho detto ho detto un'altra cosa. Io ho detto che potrò esprimere un giudizio nel momento in cui io personalmente potrò visionare le carte. La convenzione l'ha vista, allora, la sulla convenzione è previsto si possono fare lavori per 900.000. È previsto che la Ternana può fare i lavori e poi li può scomputare dal pagamento dei canoni. Però che preventivamente ma com'è possibile questo capito? Perché è stato previsto lo strumento della compensazione. Ma l'istituto della compensazione è un contratto pubblico? C'è un articolo della convenzione. Dentro la convenzione ci sta. Mo se è valida o no. Però la domanda che ha fatto Enrico non è così. Poi ci stanno, attenzione. Però questo è un argomento consigliere, che lei mi scusa, aiuti però sono previste anche le voci per le quali è prevista la compensazione mica per tutto. No, ma è previsto anche nel decreto Pisano quello che è a carico della società dei comuni questo non è un dettaglio di poco conto. Però dicono la compensazione è previsto che tu puoi fare i lavori senza autorizzazione. Sì, devono essere fatti i lavori, metterli a compensazione. Puoi fare dei lavori, devono essere fatti congrui rispettando il pensiero regionale. Ma le fattorie le mandate la Ternana al comune? Non lo so, non l'ho viste, io te lo dirò quando le vedo. Ma però se ha detto che ci stanno le se io gli ho chiesto, siccome so 300 pagine, io l'ho chiesto al dirigente, avremo detto che era difficile fornirle in tempi brevi, che comunque erano 300 pagine. E comunque si è ma ha detto che erano a mia disposizione in qualsiasi momento. Però quando le vedo, come ho fatto oggi, state tranquilli che verrò io a dire come stanno le cose. Ma portaci una copia, no? Però voglio dire un'altra cosa. Facciamo una puntata di question, Enrico, per fare chiarezza sul fatto che magari che ha letto i giornali sembra che io ce l'avessi con l'assessore Bartolini, cosa vabbè, che ma i giornali fanno il loro lavoro, è facile. Ci sta Bartolini da un anno e mezzo, insomma, quello che è. Allora ti riferisci a chi lo ha preceduto? Io ho sempre detto a lui che deve. No, perché? No, io non accuso nessuno, io mi riferisco a quello che vedo io da quando sono in carica. Per quanto mi riguarda, secondo me la partita, uso il termine calcio, la partita si è gestita male e uso un eufemismo. Da quando però? Dall'inizio è partita male. Dall'inizio, partita okay. Male dall'inizio. È chiaro che comunque fai un riferimento ad una. Ad una giunta precedente, in questo caso io al momento, chi è il sindaco, Matteo, l'ex assessore? No, sono stato chiaro prima. Io adesso non esprimo giudizi, li esprimerò. Sì, però se tu no, dici così quando è come gettare una bomba in aria. Enrico mi ha capito, io esprimerò giudizi quando ho visto tutte le carte, però vorrei arrivare a un punto. Ma poi del resto sei un politico, quindi più tante cose. No, io arrivo a una conclusione. Io chiudiamo, siamo in chiusura. Te la devo raccontare come mi sembra, mi ricorda tanto la casa di Monte Carlo De Fini, l'idea. Bene.
bello. Da tanto sta storia mi ricorda a me. No, no. State tranquilli che alla fine la verità io la pretenderò che venga detta la città. Quando falliremo? Sapremo tutto. Al di là dei pruriti. Ah, ma io su questo non ho mai fatto affidamento. Io sono sempre bravo. Bene, siamo arrivati. Qual è questo? Siamo arrivati in chiusura di trasmissione. Stasera è stata puntataccia, non è stata semplice. Chiedo scusa se ho alzato i toni in qualche occasione, ma sapete, non sempre è facile condurre. Il prossimo commenteremo due partite. Ecco, martedì prossimo commentiamo due partite, quindi mi viene da ridere. Mi viene veramente da ridere. Io ringrazio Gigi, Massimo, Matteo e Davide Dallarico. 5 secondi, Enrico, se me lo concede. Prego, beh, ci per ricordare solamente che tra un altro giovedì sera ci avremo il terzo appuntamento con Question e questa volta l'ospite sarà il sindaco di Napoli. La vera alternativa a Santoro è Miggiarelli. L'ospite questa settimana Gavoli. Sarà il sindaco di Napoli, Stefano Bigaroni, alle ore 21. Grazie Enrico. Beh, ci mancherebbe. Grazie a voi che ci avete seguito. Noi andiamo in replica domani alle 15. Ma la mandiamo sta replica? Che mi telefonano tutti che dice ogni tanto non si vede. Va bene, la replica domani alle 15. Se no, siamo sempre su internet www.newsmedia.it/la testa nel pallone. E poi martedì prossimo per due partite commentiamo. Mamma mia, e chissà quali altri episodi. Quali altri potrebbe essere anche Miggiarelli martedì probabile, sarebbe una cosa. Quali altri episodi della fiction Ternana Circo o Maggiolini commenteremo? No, io con questa gente non mi ci metto. Non è libero, sì, Circo Maggiolini. Arrivederci.